Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi è un video acquisti. Eccoli qua. Un video acquisti che ho fatto un po' di tempo fa e comunque sono cose che sul sito non troverete più, però mi piaceva condividerlo con voi. Quindi sistemo il materiale e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, l'ordine l'ho fatto da Perlini Film & Co. e come potete vedere risale al 14 di ottobre. Io arrivo sempre molto celere con le cose. E niente, allora, faccio vedere qui cosa c'è. Così, ecco qua. E poi c'è anche questo pacchetto qui che ho vinto. Non so se ricordate, nel periodo credo di luglio fu fatta una diretta e bisognava indovinare quanto misurava una catena. Io ho indovinato e ho vinto un kit messo a disposizione. Quindi, allora sistemo le cosine e vi faccio vedere un attimino. Allora, la prima cosa che ho qui davanti a me è il kit chitone a bracci. Eccolo qui. Quindi fermo un attimo la telecamera e lo apro perché sennò tutto questo suono. Zoom un po', mi dispiace, ecco che qui su si riflette sta lampada. Facciamo così. Allora, nel kit troviamo il foglio dove c'è l'elenco di tutto il materiale che troviamo al suo interno. Troppo spazio e poco, non riesco a sistemarmi. Allora, lo apro. Guardate qua che bello. Zoom un pochino. Allora, nella prima troviamo... Allora, qui ci manca anche la chiusura T-bar dove io l'ho usata per il braccialetto antica Grecia. E allora vi faccio vedere che cosa contiene. Guardate qua che sono belli. Abbiamo dei perni. Sposto un po' così e zoom, scusate, ma sto un po' emozionata come al mio solito. Allora, ci troviamo quindi la chiusura T-bar, quella color credo bronzo, e poi abbiamo questi bellissimi perni con i gancetti che vanno nella parte retro. Rimetto qui dentro. Mi settiamo il braccialetto, eccola qua, la faccio vedere la chiusura. La chiusura T-bar è questa qui che contiene il kit. Poi troviamo due rivoli, sicuramente eccoli qua i rivoli, vediamo un po', questi dovrebbero essere da 14 mm, sì, Crystal Cappuccino Delight, credo che sono questi. Poi abbiamo i chaton sempre dello stesso colore, guardate che sono belli. Io nel frattempo sto leggendo, Allora, due chaton sempre della Swarovski Cappuccino Delight e mettiamo dentro. Poi le basi Orecchini sarebbero una coppia di basi in acciaio dorato. Quindi poi una chiusura quella alla T-bar con lo rame antico che vi ho fatto vedere e 50 bigoni, eccoli qui, della Preziosa Color Light Col Topaz AB. Guardate, non so se riuscite a vedere, adesso sono belli. Ho messo anche un'altra lampada, ho quattro lampade che mi sparano in faccia, quindi non vi dico. Allora, quindi posso questo e passo al secondo, diciamo al secondo blister, che è questo qui, che troviamo 30 perle da 6 mm color beige, quindi sono queste. Poi 40 perle da 4 mm beige, 50 perle da 3 mm beige e 40 perle 4 mm la Saturated Metallic Xelion. Eccole qua, ve lo metto così così riuscite a vedere, adesso sono belle. Poi
passo appresso con il terzo blister. Allora, troviamo le Miyuki. Queste qui sono 10 grammi 80 della Metallic Light Bronze. Poi, se volete, io vi posso lasciare nell'info box tutti i codicini, perché come vedete qui, ecco qui, ogni articolo ha un suo codice. Quindi, se riesco, le lascio tutte quante scritte là nell'info box. Poi appresso troviamo 5 grammi, quindi queste qua sono 10, 5 grammi di 15-0, scusate, la Metallic Light Bronze, però secondo me sono le 8, no, sono le 11, vabbè, sto proprio messa male a prima mattina, scusate. Poi abbiamo 5 grammi di Metallic Light Bronze e sono le 8-0, eccole qua. Quindi queste sono le 15.0 e poi abbiamo le matte opaque antigrosse, che sono queste qui, perché credevo era messo in ordine, invece no. E quindi ecco qua, quindi abbiamo le 8.0, le 11, le 11 e le 15. Eccole qua. Molto belli, passiamo appresso. Abbiamo qui 5 grammi di Gem Duo color Saturated Lavender e sono queste qui. Ci riesco. Sì, ci sono riuscita. Guardate che sono belle, 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 belle. Qui metto un po' la luce più su, così io penso che riuscite a vedere meglio. Poi abbiamo 10 grammi di ginkgo, che sono le Jet Full Sleep Reline, queste qui. Poi abbiamo le Super Duo, sono 5 grammi, le Chakra Ruby Luster. Ah, eccole qua. Poi abbiamo 10 grammi di Super Duo le Jet Bronze. No, so queste, scusate. Sto proprio rincoglionita. Sì, vabbè. Ve le apro così perché sto un po', diciamo, emozionata. No, ci riesco, vabbè. Ci riesco. Sì, ci riesco prima di sfasciare tutto, scusate. Ah! Vabbè, non ci riesco ad aprirle. Comunque, eccole qua. Belle, belle, belle. A me questi kit mi piacciono perché trovate dei colori pazzeschi, tutti belli accoppiati, quindi non ci dobbiamo impazzire ad andarli a trovare. Passiamo con il terz'ultimo blister, che qui troviamo le Storm Duo, e sono le Jet Bronze. Poi abbiamo i mezzi cristalli, e qui non ci riesco proprio ad aprirla. Proviamo a fare così. No, vabbè, niente, non ci riesco. Ho l'emozione. Poi abbiamo le Drop Duo, che sono le Crystal Bronze Rainbow Matte. Eccole qui. E poi abbiamo le Vexolo, le Jet Bronze. Proprio belle queste colorazioni. Quindi abbiamo 40 Storm Duo, 50 pezzi di mezzi cristalli, 50 Drop Duo e 30 Vexolo. Sì, le Drop Duo sono queste. Eccole qua. Sicuramente questo video uscirà una schifezza. La penultima. Allora, qui abbiamo le Chervon, eccole qui, che sono queste qui, ne abbiamo 15. Le Vibe Duo, che sono queste qui, sì, che non berlino da molto, ma le perline più o meno le so riconoscere. 10 grammi di Navette Opaque Lilla Luster, eccole qua. Poi abbiamo 10 grammi, no, 10 cabochon a doppio foro Jet Bronze, 10 cabochon a doppio foro White Lilla Luster. Guardate che belle queste colorazioni, non ci avevo mai pensato di metterle insieme. Belle, belle, mi dispiace che non ci riesco ad aprirle. Sono proprio talmente sigillate che sono
sono fatti proprio bene questi. Ah, ecco, ci sono riuscita una. Mannaggia, niente, non ci riesco. Niente. Rischio di far saltare fuori tutte le perline. Allora, l'ultimo. Allora, qui abbiamo le Arcos, quindi 5 grammi di Arcos, che sono queste qui, e sono le Light Rose Ceramic Look. Poi abbiamo due gocce in resina, e poi 30 pezzi di Iris Duo Jet Bronze, eccole qui, e 5 grammi di pastel CZK Full Crappy Gold. Eccole qua, guarda che belli. A me proprio queste colorazioni mi piacciono tantissimo. E questo qui, quindi vi ho fatto vedere il kit a bracci di si zoom un pochino. Eccole qua, ve lo faccio rivedere. Proprio direi che completo quasi tutte le perline e non dobbiamo starci a impazzire a trovarle poi sul sito. Quindi ecco qua, e sistemo gli altri materiali e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, poi ho preso, quindi rendetevi conto di quanto tempo fa ho preso queste cose, i kit Ionic, queste qui, Annalisa penso che mi abbia sostituito qualche pillina dentro, che molto gentile. Quindi ne apriamo uno perché credo che sono uguali. Quindi non me lo ricordo neanche io, pensate un po' come sto messa. Quindi vado ad aprire la prima, che è questo qui. Quindi fa parte di questa campionatura qui. Quindi zoom un pochino, così lo andiamo a vedere più da vicino. Allora, al suo interno troviamo le gemme duo ionic yellow red. Mamma, che belle! Cioè, le sto vedendo insieme a voi, eh? Quindi pensate un po' come sto. Poi troviamo le Paisley e ionic orange dark red. Che belle, mamma mamma. Ecco, sposto un po', più vicino. Poi abbiamo le Paisley Ionic Pink Red. Mamma, sembrano dei confettini. Poi abbiamo le Ginkgo Ionic Red White. Belle. Poi sempre Ginkgo le Blue Yellow. Poi sempre Ginkgo, le Yellow Red. Mamma, è uno spettacolo. Poi abbiamo sempre Ginkgo, le Orange Dark Red. Belle. Poi abbiamo sempre Ginkgo, le Pink Red. Infatti sì, abbiamo tutta la colorazione Ionic qua. Sempre Ginkgo le Pink Blue. Che belle. Poi abbiamo le Paisley Yellow Red. Non so se c'erano già. No, queste sono le Gemma Duo. Quindi neanche mi ricordo bene come erano stati fatti questi kit. Scusate, le Gemma Duo Red Yellow. Quindi abbiamo tutte le perline nella colorazione Ionic. Sempre Ginkgo le Green Brown. Bella questa pure, però bellissima. Soltanto che in video credo che la vedete un pochino più chiara, è leggermente un po' più scura. Sempre Ginkgo Red Yellow, le Paisley sempre Red Yellow, che Gem Duo Ionic Orange Dark Red, belle queste.
Poi abbiamo le Paisley, le Pink Blue. E ultima bustina, le Paisley Ionic Blue Yellow. Che belle queste. Quindi sistemo i materiali, vi faccio vedere l'altra bustina. Allora, quella che vi ho fatto vedere prima, che sono stata a controllare, quindi sono le stesse, ne ho prese due, perché ovviamente ho immaginato se volevo fare un ciondolo o comunque due paia di orecchini, le bustine sicuramente sono, non so quanti pezzi contiene, per realizzare due orecchini, quindi io sto a posto. Quindi vi passo all'altra bustina che sono le Ionic White, che le vado ad aprire. E al suo interno troviamo le Gem Duo White Red, sono belle pure queste, molto molto belle. Poi troviamo le Ginkgo White Red, sempre nella stessa colorazione delle Gem Duo. Poi troviamo le Paisley, le White Blue. Belle, mamma mia. Poi troviamo sempre le Ginkgo White Blue, Ginkgo Ionic. Solamente in video credo che le vedete leggermente più chiare la parte blu. Poi troviamo le Paisley White Green, belle, belle. Le Ginkgo sempre White Green. E poi ultime due bustine dove troviamo le Ginkgo Ionic White Jet e le Paisley White Red. Io infatti per quello ho preso due confezioni proprio per se volevo realizzare un paio di orecchini con una bustina ad esempio di queste, io non ci faccio nulla e quindi ho preso due confezioni di Ionic White e Ionic. Quindi sistemo queste e vi faccio vedere poi cosa ho vinto. Allora, nel kit che ho vinto, se ritrovo la foto poi ve la faccio vedere, troviamo delle perle, sicuramente sono una misura da 6 mm, credo. Poi troviamo due rivoli da 14 mm, e questi qui sono di vetro, sono ben fatti. Poi troviamo un cabochon, credo che sia, non so se è quello della Puca. Forse mi sbaglio. Poi troviamo due gocce. Guarda, adesso sono belle pure queste. Che abbiamo il foro per verticale. Metto qui. Poi troviamo due perni. Guarda, adesso sono belli. Infatti, quando vedo questi kit mi fanno proprio impazzire perché trovo tutto a portata di mano. Poi troviamo le Super Duo, che sono 5 grammi, le Iris Green. Metto qui, poi le Paisley Jet Iris Green. Sempre Paisley Jet Iris Green Matte. Dei cipollotti che se non erro dovrebbero essere 3x4. Poi sempre Ginkgo, le Metallic Suede Light Green. Delle perle da 3 mm. Adesso la colorazione non ve la so dire. Dei cabochon a doppio foro. Delle Ginkgo Acqua Travertin, guarda adesso belle queste, delle Diablo, poi queste qui abbiamo delle conchiglie, guarda adesso sono carine, sempre per mettere alla fine o di un ciondolo o di un orecchino, comunque fare un, non so, una catenina. E poi abbiamo queste qui che adesso mi sfugge il nome, eccole qui, e
quindi questi qui sono, quindi questo qui è il kit dove io ho vinto. E sistemo adesso questi materiali, vi faccio vedere cosa ho preso. Una borsina di Candy Oval, sono le Red, chissà cosa ci faccio, chi lo sa. Sistemo questi materiali qui, vi faccio vedere gli omaggi. Allora, guardate che carina la bustina con questa etichetta, molto molto bella. Allora, vi faccio vedere gli omaggini. Una bustina di cipollotti 3x4, sono i color Crystal Rose e Gold. Guardate che belli. Ve la apro così ve la faccio vedere. Sono sempre molto ben graditi gli omaggi. Adesso sono belli. Poi a me questa colorazione che va sul rosa gold mi piace tantissimo. Mettiamo qua. Poi queste qui, che se non erro le hanno mostrate nella diretta di qualche settimana fa, e credo che trovate anche sul sito. Adesso mi sfugge il nome. Poi troviamo una bustina di Super Duo e qualche perla da 4 mm. Poi troviamo questi qui, guardate, sono carini per fare qualche braccialetto. Poi due rivoli da 14 mm di vetro. Poi troviamo due perni con dei chaton, guardate che sono carini. Aspetta, sposto un pochino le cosine dietro così non va fuori fuoco. E questi credo che sono stati presentati nella diretta, proprio l'ultima che è stata fatta ieri, credo. Guardate che belli. E poi troviamo anche i gancetti per mettere dietro. E una bustina di Paisley. E niente, gli omaggi sono sempre ben graditi. Io spero che vi ho tenuto compagnia, anche se sono stata un po' goffa, un po' così, perché sono acquisti fatti, diciamo, da un po' di tempo, e quindi alcune cose forse non me le ricordo. Però io penso che gli acquisti sono sempre ben graditi. E niente, vi ho tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video, che spero di poter registrare nei prossimi giorni. Non vi dico di che cosa si tratta, e io vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!